Da lunedì 11 ottobre partirà in Abruzzo la campagna anti-influenzale che correrà spedita sul binario parallelo a quello della vaccinazione anti-Covid. I due sieri, considerati compatibili come indicato anche dal Ministero della Salute, potranno essere somministrati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. A fare il punto della situazione è l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Nicoletta Verì, assessore regionale alla sanità, da lunedì dunque partirà la campagna anti-influenzale in Abruzzo. Le dosi saranno sufficienti per tutti o si potrà creare qualche ritardo come è accaduto in passato per una carenza di sieri? Ma le dosi, così come stabilite, sono state consegnate già in base alla richiesta che è avvenuta in tutte e quattro le ALS. Queste dosi saranno poi consegnate nei centri dove delle vaccinazioni, quindi nei centri della prevenzione, e poi ai medici di medicina generale. In base all'accordo Stato-Regioni che ci sarà venerdì 8, daremo la possibilità di poter vaccinare anche presso le farmacie. Chi potrà ricevere questa dose, questo vaccino anti-influenzale? Ma il vaccino anti-influenzale è fortemente raccomandato, ma volevo anche sottolineare che in forma gratuita a tutti i sanitari, a tutti gli over 60 e anche ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, e specialmente in questo periodo che c'è ancora il virus in giro, è importante fare questa vaccinazione perché ci permette innanzitutto di fare una diagnosi ben precisa, ma soprattutto evitiamo quelle che poi saranno i futuri ricoveri in ospedale. Intanto parallelamente andrà avanti la vaccinazione anti-Covid, questi due sieri potranno essere somministrati insieme? Sì, secondo le linee guida ministeriali sia la terza dose, la somministrazione della terza dose che la somministrazione del vaccino anti-influenzale possono essere somministrati insieme. Stiamo organizzando con gli hub vaccinali e con l'equipe proprio per organizzarsi su tutto il territorio per questa somministrazione. A garantire un servizio sanitario di prossimità ci penseranno dunque anche i farmacisti, schierati in prima linea nella somministrazione dei vaccini non soltanto anti-Covid, ma anche anti-influenzali, come spiegato dal dottor Federico Pasquali, farmacista vaccinatore e rianimatore. Siete pronti anche per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali? Assolutamente sì, le farmacie hanno aderito con entusiasmo alla campagna vaccinale anti-Covid e aderiscono nella stessa maniera a quella anti-influenzale. L'opportunità è enorme perché chiaramente la capillarità delle farmacie permette agli utenti di raggiungere facilmente un punto vaccinale. E questo si innesta anche nella possibilità ultima data dal Ministero di poter abbinare le due vaccinazioni, quindi poter fare nella stessa sessione vaccinale sia l'anti-influenzale che l'anti-Covid, anche per venire incontro magari agli ultimi ritardatari che magari convincendosi potrebbero aderire a questa campagna importante, insomma. Qui come sta andando, visto che state facendo anche i vaccini anti-Covid? Noi per quanto riguarda i vaccini anti-Covid abbiamo moltissime richieste e questo testimonia appunto la comodità che può avere un punto come una farmacia nel raggiungere le persone, anche quelle un pochettino più anziane che magari per raggiungere un hub vaccinale lontano avrebbero dei problemi di trasporto. E la farmacia è sempre sotto casa più o meno di tutti e quindi sicuramente raggiungibile. Le richieste sono in aumento chiaramente, infatti stiamo cercando di aumentare le sessioni vaccinali almeno a 3 settimanali.